l'economia reale, che c'è il capitalista buono, che è quello che ti fa lavorare come schiavo al lavoro salariato, e c'è il capitalista cattivo che fa il rentier sulle speculazioni di borsa, sulle valute. Perché sta roba non ce la possiamo bere, no? Non ce la possiamo bere perché basta aver letto una pagina di Stato e Rivoluzione di Lenin e si sa che il capitalismo è un capitalismo finanziario industriale. Dopodiché, non è vero che a un certo punto il capitale preferisce, direbbe Marx, la forma abbreviata di primo, cioè smette di produrre valore e accaparrarsi i valori che ci sono, no? Di merce della prima, no? Di primo. Il capitale fa così quando non riesce a produrre nuovo valore con adeguato profitto. Quindi è sempre una fuga per il capitale questo, anche perché, qui però la cosa più complicata è chiudo, è vero, dobbiamo però stare attenti a questo. Una certa vulgata del marxismo ci dice che di primo, cioè la centralizzazione dei capitali, non crea valore e quindi è un modo diverso con cui i capitalisti si spastiscono la torta già prodotta, no? Cioè se tu non investi, quindi non investi in forza lavoro, che è l'unico soggetto che crea nuovo valore, se tu non investi non puoi che redistribuirti la torta del surplus che è già stato prodotto, no? Quindi il capitalista più grande si mangia quello più piccolo, per esempio, no? Fusioni, acquisizioni, non è solo questo. È vero che se non passi dal lavoro vivo non crei nuovo valore, ma puoi estorcere valore che è in altre mani, non solo di altri capitalisti, ma dei pensionati, per esempio. Sì, certo. Perché se i pensionati sono affidati ai fondi pensione privati, certo. E questi fondi pensione sono nel gioco speculativo, certo. I pensionati rimangono in mutande, certo. E qualche capitalista si prende i soldi dei pensionati. Certo. Questa che Harvey, non sempre con grande correttezza marxiana, ma insomma chiama però in modo interessante accumulazione per espropriazione, no? Così come se io obbligo centinaia di migliaia di contadini indiani a comprare le mie sementi infertili, no? Certo. Tutti i libri di Arunda Tiroi, della Vandana Shiva, eccetera, e io li leggo a manette a me, certo. Questi non sono i miei lavoratori salariati, ma io gli estorco valore, certo. No? Allora, in questo senso, quando il capitale, non è che il capitale ha smesso di produrre nel mondo, noi ci prendiamo per il culo, c'è un tasso di investimento minore e un uso di impianti sempre minore, perché c'è la crisi della sovrapproduzione di capitali e di merci, eccetera. Questa è la ragione. Allora, non ha smesso di produrre, investe meno il lavoro vivo, ma tende a rastrellare tutto quello che può rastrellare nelle forme più sofisticate, le privatizzazioni, le liberalizzazioni e così via. No? Quindi, chiudiamo. Che si fa? Quindi, siamo messi male, certamente, però è inutile continuare a dircelo perché ce lo continuiamo a dire da 30 anni. Quindi noi dobbiamo cercare di capire cosa si può fare. Cosa si può fare, qui la non ci resta perché poi se ne parla dopo, però il mio punto di vista è queste cose, cioè cercare, io non ho dato nessun contributo, però ritrovarci insieme, perché studiare da soli è utile solo se serve per poi riparlarne insieme. Il lavoro intellettuale, lo diceva Gramsci, lo dicevano in tanti, è sempre un lavoro collettivo, almeno per i marxisti. Quindi, studiare per ritrovarci insieme e confrontarci, anche studiando i classici, cominciando a leggere tante pagine di Marx che ci sono scordati, Gramsci, tanti altri, ma sempre non per un obiettivo diciamo astratto, individuale o culturalistico, perché a noi la teoria ci serve per la prassi. Esatto. E innanzitutto quindi bisogna cominciare a confrontarci insieme sulle letture, perché studiare è faticoso, e non è vero che è tutto facile. Marx, ci sono delle molti passi che sono incomprensibili. Cioè, Marx è difficile, Gramsci è difficile, e da solo non ce la faccio nemmeno io, che non sono io tantomeno, ma nemmeno tanti. Cioè, abbiamo bisogno di confrontarci. Quindi il modo di lavorare, secondo me, è essere quello. Ci dividiamo nel materiale, ce lo leggiamo e poi insieme ne parliamo, lo comprendiamo e cerchiamo di capire a cosa ci serve oggi per la lotta. A cosa ci serve oggi per la propaganda, usando questo termine, riabilitandolo in senso positivo, dove in tanta sinistra la propaganda era diventata raccontare in modo fazioso le cose pro-domomia, no? Certo. I problemi in casa mia non ci sono, sono tutti dell'avversario faccio. No, la propaganda è una cosa seria. La propaganda è propagandare il tuo punto di vista sulla società, la tua critica sociale, eccetera. Però questa la puoi fare solo se hai delle solide basi. No? Certo. Quindi serve per la propaganda e per la lotta. Lotte non ce ne sono molte, quelle che poche che ci sono vanno fatte o bisogna appoggiarle,
a volte non finiscono bene, tutti si sparano le mani, per esempio, su come è finita a Terni, cioè discutere un po' su come è finita a Terni, per fare un esempio, eppure è stata una delle lotte più importanti, un mese di sciopero, cazzo, non fanno stupi racci, no? Quindi è tutto molto difficile, no? Però se usiamo questo metodo facciamo, comunque possiamo dare una risposta a quali sono oggi i nostri compiti. Prepararci meglio per sottrarci all'indottrinamento che subiamo comunque, se non altro dalla televisione, dell'ideologia avversaria. Cioè noi veniamo, anche più preparati fra noi, sono vittime di quelle che Gallino chiama le idee ricevute, o che Althusser chiamava l'ideologia, cioè, no? Degli apparati che oggi ci stanno. Siamo vittime anche se non ce ne accorgiamo, perché anche perché se siamo stati isolati, perché i circoli, a parte queste e pochi altri, sono svuotati, non ci sono più luoghi di confronto, perché i luoghi dove, i grandi luoghi dove si confrontava, la grande fabbrica non c'è più, c'è la fabbrica del centro, eccetera, ce le stiamo a dire tutte, però noi dobbiamo ricostruire questi momenti, perché se no da soli siamo necessariamente vittime dell'ideologia degli avversari. Quindi prepararci per fare propaganda, come diceva prima con Andrea, anche dicendo cosa pensiamo di fare noi un giorno. Certo. Nel senso che non possiamo continuare a fare solo, e questa già è difficile, la critica dei rapporti sociali esistenti. Dobbiamo dire anche che idea di società ci abbiamo, che non vuol dire fare dei modelli, perché certo. I modelli la storia ci dinega, si costruiscono nella storia. Certo. Ma quali idee, punti di riferimento, certo, valoriali noi ci abbiamo per una società più giusta, uguale socialista, dobbiamo cominciare a raccontarcelo, certo, fra di noi e poterlo dire agli altri come un'alternativa preferibile a questo schifo e barbarico mondo in cui viviamo, no? Certo. Questa è la prospettiva. E quindi su queste cose utilizziamo anche quel poco tanto che c'è. I Clash City Worker, no? che hanno fatto il libro, per esempio, dove sono i nostri, hanno fatto in questa prospettiva, si può condividere o meno l'impostazione, però loro da questo punto di vista sono molto utili, perché loro si mettono a disposizione con le loro poche forze e quelle che fanno, e lo mettono a disposizione. Se voi andate sul sito dei CCV c'è un sacco di materiali che possono essere utili alla nostra consapevolezza e anche alla nostra lotta di tutti i giorni. Ti spiegano questa legge a busta parte. Guardi direttamente il sito. Sì, sì, sì. Vi lascio anche una cosa, loro, come esempio, no? Loro sono anche abbastanza tempestivi, per esempio, sul sito è uscito Jobax un primo commento tecnico il giorno dopo l'approvazione definitiva, no? E qui ti spiegano come e perché è falso non solo quello che dice Renzi, ma che non c'è ormai assolutamente nessun tipo di reintegro, perché il reintegro è previsto solo per il discriminatorio, che nessun padrone ti butta fuori, sei negro, vai diverso. Ti dice che c'è delle ragioni economiche. E tanto meno, salvo proprio quei padroni che pure ci sono, perché danno fuoco ai rumeni, certo, che chiedono la paga, cioè, però nessuno ti butta ormai fuori oralmente. Certo. No, cioè, sei licenziato, di solito ti scrive qualcosa, no? Te lo fa scrivere l'avvocato, dal commercialista. Questi sono gli unici due casi in cui ti viene reintegrato. È stato abolito l'articolo 18. Questo, certo, qui ve lo lascio, è un esempio di come loro lavorano, cioè spiegano in modo semplice cosa è successo e lo mettono a disposizione dei compagni. Conosciamo bene, abbiamo anche letto il libro e per dirvi. Quindi, sempre in internet digitate La classe non è acqua, per farvi un esempio, no? Però i compagni di CCV, questo fu un lavoro che facevo prima, a suo tempo ho scoperto CCV di Napoli, digitate La classe non è acqua e vi trovate una cosa molto interessante fatta appunto dai compagni dello spazio MT di Napoli. Hanno fatto un corso di formazione e l'hanno messo a disposizione con questa logica, formare non perché così ne sappiamo più di prima, ma a cosa ci serve questa formazione della lotta politica? Qui c'è una cosa essenziale, cioè noi hanno fatto scelte di pace, cioè, che potrebbe essere riprodotta in tutti i territori, aggiornato, uno se lo mette a sua, però è materiale che c'è gratis, perché si scarica gratis. Dovrei imparare a far circolare, sì, sempre di più. Ragazzi, scusatemi tanto, ma io devo scappare.